Ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Pedro, il Gorel Tanque, e questo è un nuovissimo video che faccio, questa volta su FIFA, con il mio amico Major. Era confuso sul suo nome. In ogni caso sarà una partita particolare, perché giocheremo con squadre possibilmente ignoranti. Adesso vedrete, però hanno un significato per noi, hanno queste una squadre. Storia queste, esatto, squadre. Giocheremo con tutte le statistiche di gioco modificate. Vi faremo vedere come, in modo che venga una partita totalmente ignorante. Esatto. Avviamo! Allora, la mia squadra è lo Sport, una squadra brasiliana, cioè, la vedete, no? E la sua squadra è la Kashima Antlers. Vabbè, quella. Tra l'altro la Kashima Antlers forse è arrivata col Real Madrid in finale, sì, di qualcosa, sì, di importante, di recente. In ogni caso iniziamo. Le maglie le mettiamo differenti, così le riconosciamo, e la parte più importante sta nelle impostazioni di gioco, cioè nelle impostazioni di gioco dell'utente. Abbiamo messo velocità scatto al massimo, quindi i giocatori saranno velocissimi, e anche accelerazione. Errore di passaggio al massimo, ma errore di tiro a zero. Quindi tireranno benissimo, ma sbaglieranno tutti i passaggi. Faranno i tiri velocissimi e i passaggi velocissimi. Quindi immaginatevi un passaggio velocissimo e l'errore al massimo. Già questo dice tutto. Frequenza infortuni e gravità infortuni al massimo, quindi le comiche. Dopodiché, abilità portiere 0, col tiro al massimo un'unione, piazzamento di marcatura 0, frequenza inserimenti al massimo, altezza della difesa, lunghezza della difesa e ampiezza della difesa al massimo. Non so cosa si chiama. Esatto, niente. Cioè sappiamo più o meno come possa esserci, immaginiamo, ma non sappiamo come può influire all'interno, esatto, di questa partita. Posizionamento esterno abbiamo lasciato così perché non ce ne frega niente. Barra di potenza al massimo, errore, controllo, tocco di prima al massimo, quindi si unisce un po' ai passaggi e finisce qua. Perciò avviamo questa partita e non vediamo l'ora di vedere l'ignoranza. Già di stiamo giocando una partita di giapponesi contro brasiliani, e questo dice tutto. Ecco qui, la partita sta per iniziare. Io sono i rossi. Vai. E lui è quelli di un altro colore. Ma dai, sei già infortunato, ha passato la palla. Adesso ti vengo in scivolata. Allora, al primo passaggio infortunio. Cioè, ma non si può. Vorrei dire, Junior, poverino. Vai, si va. Ah, sostituzioni a caso, perché giustamente io non so neanche chi sia. Sì, sì, attaccanti in difesa e portieri in attacco. Allora, passaggio. Ma che roba! Ma perché ogni volta che fai un passaggio questi si infortunano? Cioè, ma io dico, Sendinho giocava prima con Junior, cioè amici, così eravamo io e Sendinho. E adesso sono così anche in ospedale. Adesso però giochiamo. No. Ma si infortunano così a cazzo. Dire antisportivo. Cioè, io avevo il giocatore che è morto da solo, questo tira da fuori aria. Guarda, ma che tiro. Beh, velocissimo. Il mio portiere che stava prendendo le farfalle. Sì, sì. Ma che cazzo. Il bello è che si infortunano a passare la palla, ma non con queste entrate. Poi sono... No! Sì, ma siamo pallone, cioè, non lo so. Dire, ma cosa stai facendo? Che controlli di palla, velocissime, con un controllo di palla spettacolare. Palla, non la, ti ho fregato col fatto che l'ho passata malissimo. Dammi la palla. Ma no. Ma dai, si è rotto. Si è rotto per un tiro. Quindicesimo minuto, forse quarto infortunio. Non vorrei dire, ma questa partita si preannuncia spettacolare. Calcio d'angolo. Ah, ma io non so tirare. Vabbè, ma tanto se basta che la colpisci ed è gol. Praticamente. Gran tiro. Oh, mamma mia. Che gol. Aspetta. Ah, ti sto pulendo il culo, che il culo che anima. Facciamo un resoconto dei primi 20 minuti. Questa partita sta facendo schifo. Bello, 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 bello. Che lo rivedremo spesso. Hai rotto la ciabatta. Anche fuori dal campo ti succede una cosa. Le avevo comprate solo l'anno scorso, erano come nuove. Passaggio perfetto. Faccio tutto di prima.
Che abbiamo qui. Dai, come se non bastasse. Ma sempre lui! Come se non bastasse. Non sa che è rosso mi questo. sono Stella era un giocatore. Io sono ancora in lutto per Giulio, per la mia ciabatta e mo per. No! Ramos che si è fatto espellere. Non passarla perché l'hai passata. Cerca la porta. Ma non va, dai, era fuori gioco. Annullalo, annullalo. Lo dedico a te, mamma. Annullalo. Non lo annullo. Come faccio? Sì! Godo. Mamma, non te lo dedico più. Fine primo tempo. Siamo. Adesso voglio vedere le statistiche. Esatto. Siamo 2-1 per lui, per questo Marrano. Che è... Guardate che gol a casa che ha fatto. La cosa brutta è stata: io ho fatto un gol regolarissimo. L'ho dedicato a mia madre. Mia madre. Era in quel gioco. No, mia madre ha deciso di annullarlo. Perché lei è brava, è sportiva, mica come te. 1, 2, 3, 4 infortuni in 45 minuti. Tutti gravi da sostituzione. Ma vediamo, secondo tempo. Comunque, vi spieghiamo il significato di queste due squadre. La sua è la squadra che lui utilizza sempre in un torneo. Intanto segno come non so cosa. Cappello di... Cappello messicano a parte. La sua la utilizza sempre in un torneo che facciamo noi, quando ci troviamo. E lo sport invece fa sempre parte di questo torneo, ma fa così cagare che non lo vince mai. Di testa però non tirano dentro, cioè non tirano forte. Ma se non sbaglio nei vecchi FIFA potevi cambiare il colpo di testa. Sì, in questo FIFA c'è da dire che le statistiche, come ha detto lui, sono un po'... Di... Siamo già due spins. Caldera, amico di merende. Why? Ma non a fast dive, mi era da rosso. Vado al calcio d'angolo. Lasciamelo fare, lasciamelo fare. Ci sono metri a disposizione. Cerca la porta. Contenta. Questa è per me la partita delle delusioni. Sto perdendo, sto facendo schifo tutta la squadra e in più tutto quello che voglio provare non va. Ah, sono sotto di due giocatori. A parte che non si vede molto perché stiamo giocando a caso. Guarda. Sicuro l'intervento. Ma non stava per entrare. Voglio una goal line technology e la voglio adesso. Adesso esco col portiere. Si spinge in avanti abbastanza. No! No, che segnalo! No! 3-2. Ma hai fatto due gol e mi schiatti ammazzati. Io non ti faccio segnare solo perché ti voglio bene. Belle, cacchio. Andiamo, andiamo. 5 minuti alla fine. Oh, ma basta. 5 minuti alla fine. Cosa è successo? Ho tirato, però. Mi sa che. Non so cosa ha fatto. Non è spiegabile. È però così. Mi tengo fuori. La mia squadra è giapponese. Ma. Ah, ho capito tutto. Pagando a caro prezzo la loro scarsa tenuta nervosa. Si riparte sul punteggio di 4-2. Minchia. Incredibile da casa sua. Ha realizzato un gol pazzesco. Tira! Oh! Dai, no! Nagati. Ci ho creduto fino alla fine, ci ho creduto fino alla fine. Barbo Saldini ha provato di te. Vai. No, che bugia. Allora, ragazzi, c'è da dire che ha vinto lo sport. Purtroppo non io, non la mia squadra, ma la sportività con due espulsioni, quattro infortuni. Nel secondo tempo ci sono stati. No, non ci sono stati infortuni nel secondo tempo. La cosa... Tutti all'inizio. Sì, mi delude questa cosa qui. In ogni caso, il video si conclude qua. Ci siamo divertiti. Quanti gol sono stati fatti? 4-3? No, 5. No, quanto è finito? 4-3. 4-3. No, 5-3. 8 gol. Fatti benissimo, di ottima fattura. E tutti all'incrocio, tutti guardi. Tutti all'incrocio, esatto. No, il mio no, mi ho fatto un rasoterra orribile. E vai, solo i tuoi, però i miei... Sì, i tuoi... I miei giocatori hanno una certa... Te l'ho detto, tu hai più culo che hanno. In ogni caso, vi ringrazio tanto per la visualizzazione. Vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Auguro una buona continuazione a tutti e ciao ciao belli. Ciao ciao. Vi saluto anche lui.